Una buona giornata, buon lunedì e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Movida, perché alcuni video documentano il sabato notte della Movida pescarese. Litigi, schiamazzi e assembramenti hanno portato i residenti a lanciare una petizione, mentre il divertimento notturno diventa occasione anche per uno scontro politico. Tutti i particolari nel servizio di Giuseppe Dintino. Movida indomabile a Pescara. Alcuni video realizzati da qualche residente del centro riaccendono la polemica sul divertimento notturno. Questa è Via Piave, sabato notte. Nelle immagini un gruppo di adolescenti. Uno sembra voler calmare l'amico che probabilmente ha intenzione di litigare. Sul posto polizia e un'ambulanza, ma al momento non è emerso se vi sia stato solo uno scambio di insulti, qualche spintone o una vera e propria rissa. Le uniche sanzioni emesse infatti sono ad una persona per ubriachezza molesta e a un esercente di Via Regina Elena che avrebbe venduto alcol a un 17enne. Tanto basta però per riaccendere la polemica sulla cosiddetta Movida. La Lega chiede più controlli, benché il pacchetto sicurezza dell'anno scorso, ad opera dell'assessore del Carroccio Sulpizio, abbia già aumentato il numero delle telecamere e delle forze di polizia, mentre il centro-sinistra si scaglia contro il coprifuoco imposto dal sindaco Masci, che impone ai locali durante il weekend la chiusura all'una di notte, ma che, come dimostrano le immagini, di certo non impedisce assembramenti. L'ordinanza uccide le imprese che stanno ripartendo dopo il lockdown, sostiene l'opposizione. Il Comitato dei Residenti per la tutela della quiete e del decoro pubblico ha lanciato una petizione che in poche ore avrebbe già raccolto centinaia di firme. Sostanzialmente noi non chiediamo nulla di particolare, se non la possibilità di vivere in una zona che non è stata pensata per l'intrattenimento notturno, dove vivono centinaia di famiglie. Che non è, può essere compatibile con la movida che si protrae fino alle ore tarde della notte. Il quartiere non ha una vocazione al divertimento notturno, sostengono i residenti, ma da quando la scorsa amministrazione ha pedonalizzato la zona intorno al mercato coperto, questa è diventata il punto di riferimento della Pescara Bene, con decine di attività, l'una a fianco all'altra, dove si riempiono i bicchieri ogni sera. I residenti chiedono un'ulteriore riduzione degli orari dei locali e che si individuino altre zone della città dove far sfogare i giovani. L'unica garanzia a tutela del riposo, oggi noi la vediamo semplicemente nella chiusura ad un orario che sia congruo con il riposo dei residenti. Diversamente non vediamo quali possano essere soluzioni praticabili dall'amministrazione. Bisogna capire che è necessario effettuare una differenziazione tra zone della città. Bisogna creare delle zone o comunque favorire delle zone che possono avere una maggiore capacità ricettiva negli orari notturni perché sono meno interessati o comunque hanno più spazi per poter ospitare le persone. Ai residenti fai con la Lega che pesta i piedi al primo cittadino sulla questione ordinanza. Occorrerebbe un'ordinanza diversificata per zone cittadine, sostiene il Carroccio, il che significa chiusura a mezzanotte, laddove vi sono residenti che non riescono a riposare, e più tolleranza in altri luoghi, ad esempio sulla riviera, come se gli schiamazzi che provengono dagli stabilimenti si perdessero in mare e non andassero a disturbare i residenti di quella zona. Ad ogni modo, divertimento e socialità da qualche parte dovranno pure essere espressi, ma non potendo costruire una cittadella della Movida in aperta campagna, il rischio è che gli schiamazzi diventino il prezzo da pagare per chi intenda abitare in centro. Cronaca, perché purtroppo a distanza di settimane continua il business delle mascherine illegali. Oltre 25.000 di tipo FFP2 con certificazioni false, marchio CE contraffatto, sono state sequestrate. Un importatore del nord Italia ha denunciato perquisizione a tappeto ad Udine, Pescara, Napoli e in tutto il Basso Molise. Questi i numeri dell'operazione Mascarot scattata ad opera della Guardia di Finanza di Termoli su disposizione della Procura della Repubblica di Larino. Le fiamme gialle nel corso di alcuni controlli in negozi del Basso Molise per verificare il prezzo al dettaglio delle mascherine hanno scoperto una mega frode in commercio messa in atto da una società con sede in provincia di Udine. I finanzieri hanno messo in atto ispezioni tra i distributori
agricoltori in provincia di Pescara e Napoli che avevano rifornito i punti vendita oggetto delle prime verifiche per poi giungere all'importatore italiano. Le indagini hanno dimostrato che l'uomo ha importato dalla Cina dispositivi di protezione individuali FFP2 commercializzandoli senza avvalersi della procedura in deroga con marcatura CE rivelatasi falsa. Cambiamo argomento adesso perché apre a Fossa Cesia il supporter Deluxe Hotel, albergo a 5 stelle creato dal procuratore sportivo Donato Di Campli. Questa mattina tante le autorità che hanno preso parte all'inaugurazione. Il servizio di Paolo Renzetti. Inaugurato questa mattina la presenza delle massime autorità politiche e militari, il Supporters Deluxe Hotel, struttura 5 stelle di Fossa Cesia Marina, nato da un progetto del procuratore sportivo lancianese Donato Di Campli e di Fabrizio Petronti. Ci siamo incontrati a Supporter Beach, dove il nostro interesse per questa struttura era comune e abbiamo deciso di costruire e ristrutturarlo insieme. Ci completiamo a vicenda, perché lui è molto social, io sono molto più riservato. E abbiamo deciso di fare questo investimento a 5 stelle, lo ribadisco perché l'impegno comunque è tanto, un hotel a 5 stelle sulla costa abruzzese non ce ne sono. E vogliamo attirare il turismo estero soprattutto. E in questo momento quello regionale e nazionale con la riapertura del lockdown. La Costa di Trabocchi è un parco naturale sia per le sue acque e la sua natura ancora incontaminata e sicuramente gli ospiti gradiranno i servizi che metteremo a disposizione. I soldini che abbiamo guadagnato col calcio li abbiamo reinvestiti sul mio territorio. Da prima con una spiaggia, con un beach, ora con questa struttura che è incorporata in uno dei pezzi più belli dell'Abruzzo, che è la costa dei Trabocchi. Credo che abbiamo creato qualcosa di bello e che speriamo porti qualcosa dal nostro Abruzzo, soprattutto in questo momento. Cercheremo di portare il maggior numero di turisti, soprattutto delle altre regioni stranieri, e far conoscere tutte le nostre peculiarità del territorio. Noi vogliamo ripartire, non abbiamo chiesto nulla, chiediamo una sola cosa, poter lavorare tranquillamente e liberamente. E questo è quello che chiediamo, non vogliamo finanziamenti, non vogliamo nulla, vogliamo solo lavorare. Infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio, fra qualche giorno passeremo alla resinatura di questo tratto che va da San Vito fino a Torino di Sangro, quindi diciamo che questo tratto di pista sarà inaugurato fra un mese e mezzo, e quindi una grande coincidenza con un'opera così bella di eccellenza e di qualità. Come provincia puntate molto sulla costa dei Trabocchi? Assolutamente sì, è una opera difficile, complessa, che ci ha impegnato per 3 anni, ma siamo sicuri che questo sarà il futuro turistico del nostro Abruzzo. Oggi riprende il turismo, che credo debba essere fondamentale per far crescere l'Abruzzo e la costa dei Trabocchi. Speriamo che ci possano essere altri investimenti. Con questi investimenti significa creare davvero occupazione, soprattutto per i giovani. Di questo sono contento, oggi sono davvero contento. Ringrazio ovviamente gli imprenditori Fabrizio e Donato che hanno fatto questo investimento, e ce ne saranno altri nel futuro, perché molte imprese importanti dell'Abruzzo e di fuori Abruzzo arrivano a Fossa Cesia e in generale alla costa dei Trabocchi per fare investimenti nel rispetto assoluto dell'ambiente. E in occasione dell'inaugurazione del Supporter Deluxe di Fossa Cesia, avete visto dalle immagini, il governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio e l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo hanno fatto anche il punto sul cambio di passo dell'Abruzzo, che con la stagione estiva punta a recuperare il terreno perduto a causa del lockdown. Li ascoltiamo. Sì, riapriamo anche con anticipo di diverse settimane in alcuni casi, ed tante attività legate appunto allo svago, al turismo, al tempo libero, oltre che ad attività anche imprenditoriali ed economiche, tra quelle che erano rimaste ferme. Ci assumiamo questa responsabilità con criterio, perché la valutazione epidemiologica dell'Abruzzo fatta dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità registra un livello basso.
basso di pericolosità in questo momento. Naturalmente è importante mantenere le distanze, mantenere l'uso delle mascherine, di tutte le misure di sicurezza che possono servire e sono anzi indispensabili a fare in modo che tutte queste attività possano riprendere, possono svolgersi nella sicurezza e nel rispetto della salute. Noi puntiamo su tutto il litorale, io penso che il litorale abruzzese da Martinsicuro a San Salvo è qualcosa che forse in altre regioni non hanno, anche perché diciamo, non ha quell'affollamento che ci sono in altre location, e proprio di strutture, ha un'organizzazione, ha un'accoglienza eccezionale, quindi ci puntiamo molto, il turismo estivo per noi è importante e i dati ci danno ragione, e credo che anche i segnali che ci stanno arrivando, che mi scrivono le organizzazioni, i singoli imprenditori, la stessa Saga che comincia ad avere anche lì prenotazioni per i voli aerei, credo che insomma, non si può recuperare il tempo perduto, le festività primaverili, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, i ponti eccetera, però chiaramente bisogna guardare avanti. Turismo ma anche trasporti, perché da oggi torna ufficialmente operativo per i voli commerciali l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Lo scalo pescarese è rimasto sempre aperto nel periodo del lockdown come base per i voli di emergenza sanitaria e delle forze dell'ordine anche per il Molise, una parte del Lazio, Basse Marche e Puglia settentrionale. Da oggi torna formalmente, riprende la piena operatività dopo aver nelle settimane scorse avuto diversi voli charter dalla Tunisia per l'arrivo in Abruzzo di lavoratori stagionali per l'agricoltura. Il primo volo commerciale è in programma lunedì prossimo, 22 giugno, con il ritorno del Pescara Orio al Serio di Bergamo della compagnia Ryanair. In totale saranno 9 i voli che torneranno da e per Pescara con la compagnia di bandiera irlandese. A luglio previsto anche il ritorno dei collegamenti con la Sicilia con Volotea. Venerdì prossimo, 19 giugno, si terrà alla presenza dell'assessore regionale al turismo Febbo e ai vertici della Saga una conferenza stampa per la presentazione dei voli in partenza e in arrivo all'aeroporto d'Abruzzo. E quello di quest'anno sarà un esame di maturità diverso rispetto agli altri. Come di consueto, il rischio è quello di incappare in una miriade di fake news, di bufale, che stavolta potrebbero riguardare non solo le tracce d'esame ma anche i protocolli per svolgere la prova orale. Per questo la Polizia di Stato ha dato il via con scuola.net ad una campagna di sensibilizzazione per i maturandi. Non ci saranno come in passato le fughe di notizie legate alle tracce d'esame e neanche la lotta contro l'uso degli smartphone durante le prove. Ma anche in occasione della maturità 2020 il pericolo che tra gli studenti si diffondano fake news è comunque in agguato. Perché l'esame di quest'anno, che verrà ricordato come quello svolto ai tempi del coronavirus, presta benissimo il fianco a interpretazioni sbagliate. Una maturità la cui veste definitiva è stata ufficializzata solo un mese fa per via delle incertezze legate allo scenario epidemiologico e alle relative misure da adottare. L'esame avrà così una formula del tutto inedita, niente scritti ma solo un colloquio orale, peraltro diverso dal passato, con in più un protocollo di sicurezza da osservare per svolgere la prova in presenza a scuola. Un lungo elenco di informazioni che i maturandi non hanno ancora pienamente digerito. Proprio questo sarà il tema centrale della tradizionale campagna di sensibilizzazione che la Polizia Postale e delle Comunicazioni porta avanti in collaborazione con il portale degli studenti scuola.net, giunta al 13° anno. L'obiettivo di maturità al sicuro è sempre quello di contrastare alla vigilia dell'esame fake news, bufale e leggende metropolitane. Per evitare che i ragazzi non perdano tempo prezioso dietro a notizie fuorvianti, ma soprattutto per tranquillizzarli, visto che travolti da un'enorme quantità di consigli, per evitare il contagio da Covid-19 è come se tra gli studenti si sia diffuso una sorta di terrore da orale dal vivo. A confermarlo è l'annuale monitoraggio realizzato da scuola.net per Polizia di Stato su un campione di circa 5.000 studenti del quinto anno delle superiori, che stavolta si è concentrato proprio sulle norme sociosanitarie adottate dal Ministero dell'Istruzione
in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Circa un maturando su 4, ad esempio, pensa che sarà costretto ad avere la mascherina ben fissata sul volto per tutta la sua permanenza nell'edificio scolastico, anche durante il colloquio, quando invece le linee guida concedono allo studente la possibilità di abbassarla per svolgere il colloquio, visto che la disposizione delle postazioni impone il rigido rispetto di un distanziamento di almeno 2 metri tra i presenti in aula. E il 21% invece è rassegnato all'idea di doversi presentare a scuola da solo, senza nessuno, mentre il protocollo non vieta a un accompagnatore, uno soltanto, di assistere all'esame. Un tema particolarmente controverso è quello sulle regole per l'accesso a scuola. Agli studenti e ai commissari non verrà misurata la febbre, ma gli basterà produrre una dichiarazione che attesti l'assenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Peccato però che solo 1 su 3 ne sia al corrente. La maggioranza pensa che la misurazione della temperatura sarà obbligatoria, mentre il 19%, all'esatto opposto, è convinto che non ci sarà alcun controllo in tal senso. Lo stesso si può dire per la questione guanti. Nessun obbligo. Secondo il protocollo basterà igienizzarsi frequentemente le mani con i gel messi a disposizione dall'istituto, ma solo 1 su 2 è aggiornato su questa procedura. L'unico passaggio veramente chiaro è quello dei tempi di permanenza nelle strutture. Quasi tutti sanno che potranno arrivare circa 15 minuti dal proprio esame e che dovranno andare via immediatamente una volta finita la prova. L'iniziativa antibufale di Polizia di Stato e Scuola.net serve proprio per veicolare messaggi corretti e sgomberare il campo da quelli errati. Per questo, per rafforzare il messaggio utilizzando un linguaggio più vicino a quello dei maturandi, è stato anche realizzato un video che verrà diffuso su Scuola.net e sui canali Facebook, Instagram e YouTube. Un contenuto ironico che passa in rassegna i comportamenti sbagliati che uno studente potrebbe assumere leggendo in modo distorto il protocollo di sicurezza. In più, gli operatori del commissariato di Polizia di Stato online anche quest'anno saranno a disposizione dei ragazzi nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del maxi orale per rispondere a tutti i loro quesiti e dubbi sulle informazioni che circolano in rete. E anche se questa maturità sarà diversa dalle precedenti, noi non vogliamo far mancare il nostro grande in bocca al lupo a tutti voi. Cronaca, ha tentato di rapinare una persona in strada, ma la polizia è intervenuta e lo ha arrestato. È accaduto a Pescara poco dopo la mezzanotte di ieri, quando i poliziotti della squadra volante sono intervenuti in Viale Marconi, dove un uomo aveva richiesto l'intervento della polizia in quanto pochi istanti prima era stato vittima di un tentativo di rapina. Il richiedente aveva appena comprato dei farmaci presso la farmacia del posto e nel momento di risalire sulla sua auto era stato fermato da un extra comunitario che gli aveva intimato di consegnargli tutti i soldi contenuti nel portafoglio con la minaccia di un corpo contundente metallico. La vittima, spaventata, è riuscita a scappare con la propria auto e a chiamare il 113. La squadra volante intervenuta ha individuato e bloccato il rapinatore prima che si allontanasse. Si tratta di un cittadino della Repubblica Dominicana di 34 anni che è stato sottoposto a perquisizione dagli agenti e trovato in possesso di una siringa e di una penna a sfera metallica, uno dei quali utilizzato per minacciare la vittima. Il giovane è stato così tratto in arresto in flagranza di reato per la tentata rapina aggravata e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria presso la casa circondariale dell'Aquila. Una volta condotto in questura, nel tentativo di evitare l'identificazione, lo stesso si è reso responsabile del danneggiamento di alcuni apparecchi utilizzati per il suo fotosegnalamento e per questo dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. E adesso noi andiamo in collegamento. Prima abbiamo parlato di turismo, di spiaggia, di costa abruzzese. Do il buon pomeriggio a Paolo Renzetti e ai suoi ospiti. Oggi siamo a Giulianova e come vedete dal nostro titolo, perché una delle nuove frontiere ovviamente dell'estate 2020 sarà anche un'applicazione per smartphone per accedere ai servizi sulla spiaggia che normalmente a cui si accedeva de visu, ma a questo punto non potrà essere così. Buon pomeriggio Paolo, ovviamente buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Grazie Jacopo, ben trovato, un saluto ai nostri telespettatori. Detto bene, siamo a Giulianova, bandiera blu del nostro mare, siamo presso lo stabilimento Costa Verde con i titolari Marco e Andrea Marà. Buongiorno, grazie per averci invitato, accolto per questo collegamento nel corso del nostro telegiornale. Non lo vedete inquadrato, ma c'è anche Alessandro Petrella, che è il creatore di My Good Client, che è questa applicazione di cui parleremo
vedremo a breve. Allora io vorrei iniziare proprio con Andrea Marà, che è il titolare assieme al papà di questo stabilimento da 35 anni. È partita questa stagione balneare, questa stagione estiva, inutile sottolineare che è una stagione particolare, ma voi vi siete attrezzati con questa app per far sì che i vostri clienti, seduti comodamente sotto l'ombrellone, possano usufruire di tutti i servizi che voi mettete loro a disposizione. Esatto, stiamo partendo in realtà in questi giorni con il menu digitale, che diciamo è la cosa più prioritaria da fare, in modo tale che dal caffè alle singole pietanze possano essere ordinate e soprattutto pagate a distanza. Poi in realtà qui c'è anche Alessandro, che è presente in prima persona per supportarci e diciamo, come si dice, calibrare ogni singola necessità, arrivare in realtà ad un'offerta completa di servizi, oltre che solo quella della ristorazione iniziale, per i clienti del nostro stabilimento. Possiamo dire che la tecnologia mai come questa volta vi darà una grossa mano in questa estate, perché ovviamente bisognerà anche contingentare gli ingressi in spiaggia, vi dovrà essere un maggior controllo. Insomma, poter usufruire di servizi sotto l'ombrellone è sicuramente una grande comodità. Assolutamente, in realtà i servizi in mobilità, arriveremo a questo, arriveremo ai servizi dello chalet, diciamo, arriveremo a dei servizi da poter offrire non solo sotto l'ombrellone, ma partiamo da qui, partiamo da una tecnologia che ovviamente è distante da quello che è il mondo degli stabilimenti balneari, che sono un business molto estremamente semplice, insomma vendiamo sole, ad arrivare a offrire anche altre cose che banalmente può essere oltre al caffè o al pasto anche la vendita l'affitto dello stesso ombrellone o del telo da mare o della crema solare. Ecco, questi possono essere gli esempi, quindi la tecnologia a nostro vantaggio piuttosto che essere uno spauracchio, utilizzarla per anche per questi motivi qui, ad esempio il contingentamento piuttosto che un'offerta più larga di servizi e prodotti. Allora io vorrei coinvolgere a questo punto proprio Alessandro Petrella, che è il creatore di questa app My Good Client. Vogliamo, Alessandro, spiegare un po' semplicemente ai nostri, a beneficio dei nostri telespettatori, come funziona? Assolutamente sì, io credo che Andrea abbia saputo già cogliere al meglio quello che è uno dei ruoli che l'innovazione tecnologica deve avere, cioè anche a fronte di una necessità trasformarla in opportunità. Noi abbiamo avuto un approccio molto, diciamo, orientato all'utente, per cui abbiamo dato in un'unica piattaforma la possibilità di accedere al menu Costa Verde, che inizialmente prevederà appunto la parte legata alla ristorazione, e poter ordinare su tutti i punti di consegna che la proprietà deciderà di mettere a disposizione, quindi sotto l'ombrellone ma anche direttamente da sopra lo stabilimento, dall'interno dell'area ristorante, piuttosto che un domani per il take away o addirittura per le consegne volendo anche da casa. Basterà inquadrare un QR code o collegarsi ad un link che potrà essere reso disponibile sui social, via messaggistica, quindi su Facebook o WhatsApp, o direttamente raggiungibile all'ingresso, al momento dell'ingresso dello stabilimento da sotto l'ombrellone, e da lì l'accesso è diretto al menu. Quindi basta scegliere le pietanze divise per sezioni e indicare il punto di delivery preferito. Allora Jacopo, da studio ovviamente immagino ci sia qualche curiosità, qualche domanda, a te la linea. Sì, innanzitutto buon pomeriggio ad entrambi ovviamente. Io volevo chiedere innanzitutto, abbiamo parlato di questa applicazione, io immagino che adesso ci sarà la parte relativa ad informare gli utenti della possibilità di potervi accedere, perché poi una volta in spiaggia è difficile poi avvicinarsi e quant'altro. Ecco, gli utenti dovranno essere già perfettamente informati, quelli che ovviamente si recheranno lì in quel lido, in quello stabilimento, di quelle che sono le opportunità. E altra cosa all'atere, un utente che è a casa può già prenotare anche per il giorno dopo, magari, o per un lasso di tempo predeterminato, l'ombrellone e quant'altro? Perché questa è una cosa che ha detto prima Andrea, ci sarà, ma quando sarà? Parlo io.
Vado sulla prima o su? Dunque, sulla prima, ovviamente l'approccio vincente sulla base della nostra esperienza, che ormai è più che quinquennale, è come accedere. La risposta è in tutti i punti in cui l'utente può trovare comodo farlo. Quindi dall'ingresso dello stabilimento sotto l'ombrellone con una comunicazione semplice e mirata che ovviamente sarà rinforzata dall'approccio diretto del titolare. Sulle cose che si possono fare, ad esempio quelle citate, la prenotazione del giorno dopo, è tutto possibile, sarà alla proprietà decidere quali priorità dare e quindi giustamente rispondere. Allora, che cosa abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo fatto degli incontri preventivi per capire come l'app, o per meglio dire, come la società volesse gestire i dati che va a catturare, che va a, diciamo, a conservare. Ecco, fatto ciò, anche l'incontro di oggi volgeva, diciamo, a questo scopo, fatto ciò abbiamo deciso come condividere con i nostri clienti, come informare le persone, ovviamente anche non clienti, quindi potenziali clienti di questi servizi. Sicuramente l'utilizzo dei social come ad esempio Facebook piuttosto che altre app quali ad esempio WhatsApp ci permettono di essere più, diciamo, più collegare più persone possibili, diciamo, di arrivare a più clienti possibili, e la cosa che a me è piaciuta di più è la facilità con cui effettivamente ci si può registrare all'app con la garanzia, diciamo, della gestione dei dati e la possibilità di accedere a questi servizi anche a distanza. Quindi penso che da qui a un massimo ad 10 giorni, 2 settimane si andrà al pieno sviluppo e utilizzo di questo servizio di ordering digitale. Andrea, perdonami, una considerazione, una domanda per chi ovviamente, per chi magari rientra all'interno di un range anagrafico ben determinato, adesso anche oltre con lo sviluppo delle nuove tecnologie non c'è problema. Chiaro. Ma per chi fa un po' più fatica magari con applicazioni, QR code, smartphone, tutte queste cose qua, poi come ci si organizza? Allora, io la prima cosa che ho comunicato sui social ai miei clienti è che non c'è uno stravolgimento del business. Questa è una grande opportunità in più che hanno e che si avrà nel futuro. Il business è un business tradizionale semplice, si viene qui, si prenota, si ordina al tavolo con tutti gli accorgimenti del caso, quindi è un di più che i clienti hanno per poter ordinare, osservare. Infatti la domanda che mi facevo è, a volte il cliente che viene dal ristorante è più invogliato a ordinare perché magari il cameriere piuttosto che il titolare propone, piuttosto che sotto l'ombrellone la proposta non c'è. Cioè ci stiamo lavorando, stiamo sviluppando un ulteriore servizio di ordering che non sarà mai uguale a quello della proposta De Visu, però è sicuramente un'alternativa, oltre che anche una necessità in questo periodo diciamo post, speriamo post Covid. Quindi nulla, è una tecnologia che Sì, prego, continua. Dimmi. No, è una tecnologia che ci affianca in un momento di necessità, ma in realtà è un servizio che poi vogliamo sviluppare al meglio negli anni, questa è insomma la partenza, la ripartenza, quindi nulla, sarà sicuramente necessario anche nei prossimi anni, in un futuro, quando ci auguriamo che il Covid sia scomparso, insomma. L'ultimissima da parte mia, è chiaro che oggi non è proprio, lo vediamo meteorologicamente, proprio una giornata da mare, e il Covid in questo caso c'entra davvero relativamente perché insomma il cielo è molto coperto, ma come immaginate questa stagione particolare? Sì, però in Abruzzo sembra esserci insomma voglia di superare questa cosa e tornare sulla spiaggia, anche voi avete questa sensazione? Assolutamente sì, poi del resto il nostro è stato un investimento, devo riconoscere, quindi una scommessa non tanto sul presente quanto sul futuro, quindi diciamo, cercare di guardare oltre, anche oltre il Covid, partire quest'anno perché è necessario, ma offrire un servizio che possa essere vincente anche negli anni successivi. Vi dico che ovviamente a livello di ristorazione è un anno particolare, si sta partendo molto cauti, si sta partendo
con lentezza, tra virgolette, ma a livello di spiaggia c'è stato un grande afflusso di clienti, soprattutto nuovi, oltre che alle riconferme degli anni, dei clienti degli anni passati. Probabilmente date dal fatto che le spiagge di Giulianova, le spiagge comunque abruzzese, sono delle spiagge perfette per gestire questo primo anno di transizione, no? Anche un periodo di emergenza, perché sono molto larghe. Insomma, noi come potete vedere abbiamo disposto, come anche altri stabilimenti, gli ombrelloni molto larghi tra di loro, sia tra ombrelloni delle stesse file che tra file. E quindi probabilmente l'Abruzzo verrà premiato da questo fattore. Quindi molto buona la presenza in spiaggia, però sicuramente non oggi per via del tempo. Ci aspettiamo una buona stagione sulle presenze in spiaggia, speriamo che sia una buona stagione anche dal punto di vista della ristorazione, però insomma siamo abbastanza ottimisti per quella che era la situazione qualche mese fa. Grazie ad Andrea Marà, grazie ad Alessandro Petrella, grazie ovviamente a Paolo Renzetti, che saluto e ringrazio. Buon lavoro anche tramite questa applicazione, la ricordiamo, My Good Client. Noi rientriamo, continuiamo con il nostro telegiornale, perché l'amministrazione comunale di Teramo chiede alla ASL di ripristinare con urgenza le attività di assistenza sanitaria per le persone colpite da autismo. Secondo l'associazione Abruzzo Onlus, la provincia di Teramo è quella con il maggior numero di segnalazioni di disagio dopo la fine del lockdown. Tania Bonnici Castelli. L'associazione Autismo Abruzzo Onlus, dopo aver raccolto segnalazioni di disagio sulla mancata o solo parziale ripresa dei servizi riabilitativi per autistici nelle ASL abruzzesi, lancia un grido d'allarme per una situazione non più sostenibile. Così il Comune di Teramo si fa portavoce delle tante famiglie teramane che in questi 3 mesi di Covid hanno dovuto fronteggiare la malattia dei propri figli praticamente sole e che oggi sono allo stremo. E lo fa scrivendo una lettera all'ASL di Teramo, invitandola ad assumere decisioni urgenti per favorire la reale ripresa di attività di assistenza sanitaria per le persone colpite da autismo. Quello che chiediamo all'ASL, ma che comunque è molto sensibile all'argomento, questo lo si deve riconoscere, che già sta facendo determinati passaggi, magari è quello di riattivare da subito, non aspettare ulteriore tempo, proprio per evitare che questi ragazzi possano regredire, perché durante l'emergenza Covid l'isolamento c'è stato per tutti, ma per quelle persone, per quei bambini, per quei giovani adulti che vivono quelle condizioni, e che non è solamente una condizione legata all'autismo ma alla disabilità tutta, hanno subito un doppio isolamento. Per questo noi chiediamo fortemente che vengano riprese le attività nella modalità, quindi in presenza nei centri e nelle ore stabilite dalle varie valutazioni che i ragazzi hanno fatto all'ASL precedentemente al Covid. Il lockdown da Covid-19 non è stato facile per nessuno, ma non lo è stato in particolare per tutte le persone affette da disabilità. Il Comune di Teramo ci tiene però a sottolineare che durante questi 3 mesi è stata sempre garantita l'assistenza domiciliare da parte dei servizi sociali. Durante l'emergenza sanitaria noi come Comune di Teramo abbiamo voluto fortemente che l'assistenza educativa scolastica venisse effettuata presso il domicilio, presso la casa dei ragazzini, delle studentesse e degli studenti del Comune di Teramo, questo proprio per aiutare questi ragazzi a continuare il loro percorso educativo. Nel frattempo abbiamo continuato comunque la domiciliare pomeridiana, cioè queste ore di assistenza che vengono date dal Comune in maniera pressoché uguale, cioè nel senso non è che abbiamo diminuito le ore. Tra le altre cose, nei prossimi giorni, quindi nel mese di luglio, riapriremo il bando proprio per la domiciliare affinché ulteriori persone possano usufruirne. Adesso parliamo di sport e di calcio, perché quello alle spalle, che ci siamo messi alle spalle, è stato l'ultimo fine settimana senza campionato. Sabato pomeriggio infatti alle 18 il Pescara ospita la Juve Stabia con un Pucciarelli in più. In Serie C invece il Teramo avrà il resto del mese di giugno per prepararsi agli spareggi.
Ultimo weekend senza campionato per la Serie B, che sabato pomeriggio vedrà di nuovo il torneo cadetto in campo per la giornata numero 29. Il Pescara alle 18 giocherà quello che può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto contro la Juve Stabia. Campania più uno in classifica rispetto ai biancazzurri di Le Grottaglie, che tuttavia hanno a disposizione quello che può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto, perché Manuel Pucciarelli, arrivato in riva all'Adriatico nella sessione invernale di calciomercato, di fatto con il Delfino sulla maglia non ha ancora mai giocato. Lo stop al primo allenamento, la lesione al tendine adduttore e quando si intravedeva la possibilità di tornare a giocare, ecco il lockdown, il blocco dei campionati e tutto rinviato a chissà quando. E invece adesso sembra essere davvero arrivato il momento per l'ex attaccante di Empoli e Chievo Verona, società dalla quale era stato prelevato. A lui, ma non solo, si affida il tecnico biancoazzurro per aumentare il peso offensivo di un Pescara che nelle ultime 7 partite prima dello stop aveva messo insieme la miseria di 6 reti, 2 col Cosenza, 1 col Cittadella, 1 col Crotone e altri 2 con l'Ascoli. Nel 2020 invece sarebbero 9 in 9 partite. Troppo poco dunque per cullare sogni di gloria, soprattutto considerando che negli ultimi 2 match, quello con lo Spezia e l'ultimo irreale e non per la mancanza di pubblico col Benevento, la difesa è stata bucata 6 volte senza mai riuscire ad andare in gol. Con Pucciarelli insieme a Galano e con Maniero prima punta, Le Grottaglie deve provare ad invertire il trend offensivo, senza che a dargli una mano possa essere Marco Tumminello, ricaduto nel secondo infortunio stagionale, un'annata che definire sfortunata è un eufemismo per l'attaccante di proprietà dell'Atalanta, aspettando sempre che Bojinov sia al massimo della condizione. Anche il bulgaro avrebbe dovuto lavorare a campionato in corso per essere pronto al rush conclusivo, adesso ha ricominciato a farlo da qualche settimana e quando sarà al 100% può rappresentare una valida alternativa per la prima linea. Ma attenzione ai giovani, perché Borrelli nella prima parte di stagione ha retto il peso dell'attacco e Bocic ha dimostrato qualità anche a gare in corso e il Cosenza ne sa qualcosa. Per la Serie C invece la seconda parte del mese di giugno sarà quella della vera e propria preparazione agli spareggi che valgono la promozione in Serie B, dove attendono già Monza, Vicenza e Regina, promosse dal Consiglio federale non più tardi di una settimana fa. Nella giornata odierna il Teramo si sottoporrà al secondo ciclo di tamponi, a cui si aggiungeranno anche i test sierologici. Quelli effettuati giovedì scorso hanno avuto un buon responso, tutti i calciatori biancorossi sono risultati negativi e da domani le sedute individuali dovrebbero finalmente diventare collettive. Mascio sa che non potrà avere a disposizione Costa Ferreira, praticamente out fino alla fine della stagione causa intervento di pulizia alla caviglia sinistra, così come non potrà disporre di Fiore e di Matteo sulla corsia mancina. Tra la società e quest'ultimo potrebbe essere alle porte un contenzioso, ma la questione contratti in scadenza 30 giugno, cioè un giorno prima dell'avvio dei playoff, è questione che riguarda anche altri 2 tesserati, Tomei e Magnaghi. Il primo, a meno che non ci siano decisioni che proroghino gli accordi oltre quella data, sarebbe libero da vincoli contrattuali, perché di rinnovo col diavolo non sembra esserci neppure l'ombra. Il discorso di Magnaghi è diverso, ma porta pressappoco alle identiche conseguenze. L'attaccante è in prestito dal Pordenone fino al 30, per questo si cercherà di capire se l'orientamento del calcio italiano sarà verso una proroga fino al termine della stagione sportiva e, nel caso, se il giocatore o la società di appartenenza vorranno comunque far proseguire l'avventura in biancorosso. Per questo Di Mascio lavora su un Teramo baby che possa non considerare troppo queste defezioni nel caso dovessero esserci. E con questo servizio si chiude la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete appena visto sono già disponibili sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con informazione questa sera alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.